Il Piave, fiume sacro alla patria, rischia di essere desacralizzato. Non da revisioni storiche o visioni alternative, bensì dai bagnanti maleducati che abbandonano i loro rifiuti dopo i picnic della domenica o in seguito a una giornata di refrigerio nelle fresche acque. Da qui l'originale iniziativa dell'associazione culturale Il Collettivo di Segusino, che ha ideato un concorso fotografico dedicato ai migliori scatti che catturino la presenza dell'uomo sulle sponde del Piave. Il Piave fa parte di tutte le vite delle persone che vivono in queste zone, però per molte altre persone diventa solamente un luogo dove andare a rinfrescarsi nelle calde giornate estive e lasciare lì i rifiuti. Hashtag Il Piave è nostro è una presa di coscienza e non una campagna di sensibilizzazione. Il Piave, che è casa nostra, dovrà sempre rimanere pulito e noi combattiamo, diciamo, una guerra pacifica per fare in modo che sia un posto piacevole per tutti quanti. A corollario dell'operazione uno spot di supporto girato assieme ad alcuni attori improvvisati incontrati al fiume durante le riprese, che esternano la loro indignazione per una situazione poco piacevole e, dato il luogo, molto irrispettosa. Piave significa casa. Eppure è così familiare da essere sottovalutato. Fiume sacro alla patria. Sconsacrato ogni giorno dai resti di ciò che non vogliamo più. Paziente. Continua ad accoglierci. Il Piave è acqua. Il Piave è vita. Il Piave è nostro. Rispettiamolo. Le fotografie potranno essere postate da chiunque lo desideri su Facebook o su Instagram con l'hashtag Il Piave è nostro e a fine settembre, al termine dell'iniziativa, le migliori diventeranno una mostra proprio lungo le rive del Piave.